La lunga volata salvezza in Serie B condiziona gli equilibri anche per i prossimi raggruppamenti di Lega Pro. Ed è anche a questo che guarda il Teramo inserito nella stagione appena conclusa nel girone meridionale, ma che in fondo spera di tornare nel B, quello centro orientale. Perché se il Livorno è matematicamente retrocesso ma andrà nel raggruppamento A, e su questo non ci sono dubbi, gli incastri mettono a serio rischio le posizioni di altre 5 formazioni nella cadetteria. Quelle che classifica la mano stanno meglio sembrano quelle che in teoria dovrebbero, in caso di catastrofe, andare proprio nel girone B, e sono Pescara e Perugia, mentre quelle maggiormente traballanti andrebbero nel raggruppamento meridionale e sono Trapani, Cosenza e Juve Stabia. La giornata conclusiva di venerdì darà quasi tutte le risposte definitive, perché lo scenario completo ci sarà soltanto la sera della vigilia di Ferragosto, quando si concluderà ufficialmente la stagione cadetta con la gara di ritorno dei play-out. Il diavolo in fondo fa il tifo perché le meridionali finiscano in quella Lega Pro che, con il ritorno eventuale di Trapani, Cosenza e Juve Stabia, avrebbe già un girone C completo senza bisogno di inserimento dei biancorossi, che a quel punto finirebbero ipso facto nel B. Ma nel frattempo continua la trattativa con i giocatori per cercare una quadra rispetto al versamento obbligatorio delle mensilità che fanno riferimento al periodo di stop delle attività sportive. Molte, quasi tutte, hanno trovato la soluzione in corso d'opera, mentre a Teramo ci sono ancora contatti tra la dirigenza e i tesserati. C'è tempo fino al 5 agosto. Discorso questo incastrato ad un mercato ancora fermo, perché se qualcuno non esce, nessuno può entrare. Facendo riferimento anche alle nuove norme che impongono organici ridotti, liste ben definite e ricche di componenti giovani. Di rientro ci sono anche 3 prestiti, quelli di Pinzauti, Ciancio e Martignago. La sensazione è che se il diavolo non riuscirà a fare le uscite che vorrebbe e si troverà di conseguenza nella situazione di non poter procedere al grande colpo, qualcuno di questi potrebbe avere una seconda possibilità. Per Pinzauti si tratterebbe di fatto della prima, perché è arrivato dal Pontedera in estate, sempre in estate ha fatto subito le valigie a destinazione Novara. Le uscite dovranno prevedere il fatto che i giovani, i più interessanti dell'organico, servono non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello regolamentare. Quindi privarsi oggi di uno tra Santoro, Viera o Piacentini significherebbe dover tornare sul mercato per uno o più sostituti. Strada dunque assolutamente impraticabile. Per questo il lavoro, in questo caldo fine luglio, sarà lungo e laborioso.